Salutare Luigi Rota. Buonasera Luigi. Ciao, buonasera a tutti. Bello Innanzitutto chiediamo scusa per il piccolo ritardo, ma della diretta. eh sì. Luigi, innanzitutto ci vuoi raccontare un po' di te, di che cosa ti occupi principalmente? Io ho visto le foto e devo farti i complimenti. Lo puoi condividere, grazie. Sì. Allora, in realtà abbiamo tanto da parlare, un po' di racconto di me. Ho voluto così intitolare questo incontro per parlarvi della mia fotografia, cercando di, così, di farvi passare quest'ora, quest'oretta insieme, perché l'ho chiamato infinita ricerca, perché in realtà cercherò di farvi fare un piccolo viaggio attraverso il mio mondo, i miei anni di esperienza, ormai tocco i 30 anni di esperienza nella fotografia. E quindi cercherò assieme appunto allo staff di Foto Diego, che tra l'altro ringrazio che mi avete ospitato, di chiacchierare, parlare di fotografia e condividerla con voi. Io mi occupo appunto di fotografia da circa 30 anni e anche per quanto riguarda altri settori e canali che sono quelli della formazione, didattica, viaggi, fotografie di matrimonio, reportage. Quindi farò un percorso, questi sono alcuni dei marchi con i quali collaboro e sono ambassador, o comunque c'è una collaborazione e anche una stretta amicizia da tantissimi anni. E parto subito un po' dalla mia così, evoluzione, partenza, faccio spesso vedere questa immagine nei miei corsi perché è una delle macchine fotografiche, forse la macchina fotografica che più ricordo, con la quale ho iniziato l'avventura del mondo della fotografia, quindi è una macchina veramente ormai old style, però mi ha lasciato tanto nel cuore, sicuramente anche la possibilità di sperimentare in studio. Vi parlo un po' della mia, così, il mio percorso, ma poi voglio andare nel dettaglio, parlandovi di fotografia, di quello che è la mia ricerca. Perché l'infinita ricerca, come ho intitolato questo incontro, è perché il bello della fotografia che ti permette di una condivisione, cioè in realtà è anche una compagna di vita, oltre che un lavoro. E quindi la condivisione, anche quella dello studio, la ricerca, comunque la capacità sempre di cercare di trovare stimoli, è un qualcosa che è infinita. Perché oggi tu puoi essere stimolato leggendo un bellissimo libro di fotografia, scopri un nuovo autore, puoi anche essere stimolato vedendo un film o anche fare un viaggio e di colpo ti cambia il modo di fotografare. È proprio questo che cambia anche nel mio modo e nella mia fotografia. Un'evoluzione continua ed è un'infinita ricerca, è proprio perché, anche se sembrerebbe una frase un po' retorica, non si finisce mai di imparare. Ansel Adams, Salgado sono autori ormai conosciutissimi, ma sicuramente, come spesso consiglio un po' in tutti i corsi, non puoi iniziare a fare fotografia, a studiare, masticare fotografia e non aver sfogliato qualche libro di questi grandi autori, perché sono libri che nel momento che tu li sfogli e guardi queste immagini ti trasmettono subito tantissimo e ti danno degli input incredibili. Helmut Newton è un fotografo, chiaramente senza bisogno di presentazioni, che comunque ho sempre seguito, non tanto per un discorso reportagistico o come gli autori di prima, come Salgado e Adams, ma in realtà per lo stile, l'eleganza, perché comunque è stata parte anche della mia fotografia, soprattutto quando poi ho incominciato a fotografare nei matrimoni, nei servizi reportage di eventi. Alex Webb è un fotografo che ammiro moltissimo e seguo, come molti che sono poi appassionati alla fotografia street, di viaggio, comunque anche di composizione, perché comunque è veramente un grandissimo autore e ha lanciato, si può dire, questo stile che ormai è unico e identificato anche nelle sue immagini. Don McCallin è un reporter di guerra principalmente, che magari non è così conosciuto come gli autori che abbiamo visto prima, però ha
ho dei libri e consiglio veramente vivamente di andare a sfogliarli, perché ti trasmettono non solo l'emozione, chiaro, potrebbe essere scontato parlare di emozione guardando una fotografia come questa, ma come queste immagini, chiaramente di autori ce ne sarebbero tantissimi di cui parlare, anche di Robert Capa, tantissimi altri, però non puoi non essere travolto guardando queste immagini. Quello che io faccio quando guardo queste fotografie, penso nel momento stesso, nell'istante preciso, che l'autore, il fotografo, si trovava in quel momento a scattare la fotografia. La distanza, comunque la luce, la focale che ha scelto, tantissime cose che poi nel reportage così duro, estremo, molto spesso potrebbero passare in secondo piano. È molto interessante anche come affronti, diciamo, la parte della, diciamo, della ricerca, perché ci hai fatto vedere dei fotografi che sono un po' diversi tra loro, con generi un pochettino anche diversi. È molto interessante anche questo lato qui della formazione, insomma, dell'informazione. Certo. Ma anche perché, vedi, Nicola, la ricerca nella fotografia è veramente infinita, perché va a toccare tantissimi ruoli e campi. E io quello che suggerisco, soprattutto a chi inizia, ma anche a fotografi che hanno tanti anni di esperienza, e c'è un po' questo, se vogliamo, rischio, se vogliamo usare questo termine, di creare un canale dove poi è difficile uscire, perché diventa un vero e proprio modo di lavorare, e spesso non si ha quasi più la possibilità o lo stimolo di riuscire a trovare nuovi stili, nuove ispirazioni. E allora spesso consiglio di andare a pescarli, di andare a attingerli in settori che sono anche di fotografia, intendo anche, ma anche settori al di fuori della fotografia, diversi, variegati. Io prendo stimolo, come avete visto, guardando un libro di McCullin, piuttosto che di Capa, piuttosto che di Helmut Newton, Herb Ritz, piuttosto che di David LaChapelle. Ho la casa piena di libri di fotografia, ma passo di proposito così da tantissimi stili, generi e autori, perché o guardo film di fantascienza e vengo ispirato. Spesso quando guardo film di fantascienza non vedo l'ora di andare a fare delle fotografie, magari buttarmi in mezzo a un bosco, piuttosto che a fare fotografie anche in un viaggio. Adesso poi ne parlo e vedrete appunto un po' di immagini. Parlando dei viaggi, appunto, è un altro settore in cui mi occupo, e poi principalmente stasera vi farò vedere tante fotografie di viaggi in queste evoluzioni. Organizzo viaggi fotografici anche in collaborazione con Nikon School, con diversi tour. Purtroppo siamo fermi, come tutti, gli aerei non volano e stiamo pensando alle prossime mete. Purtroppo anche sono stato in India a marzo, dovevo partire tra pochi giorni per Londra, la Namibia. Purtroppo sono tutti viaggi che stanno un po' rischiando la fattibilità. Un altro spunto, settore, mia passione, visto che sto un po' raccontandovi ancora di me, è proprio la natura, la montagna, perché io attraverso la montagna, la natura, che prendo veramente pace, serenità, ma prendo tantissima ispirazione. Ho imparato a scoprire la luce anche andando in montagna, potrebbe sembrare, però ho imparato ad amare anche proprio la luce, amare la natura, amare i luoghi, amare anche le cose semplici, le cose semplici pulite, che poi magari spesso vengono anche trasformate nelle immagini, queste sensazioni. Mi piace documentare proprio l'atmosfera. Questa atmosfera cerco poi di trasferirla anche, come qui oggi c'è un paesaggio, un tramonto, che è comunque una bellissima emozione, essere in montagna, aspettare che cala il buio e poi scendere, no, con i frontalini proprio nella notte tra le montagne. Però vedi proprio la luce che ti dà un percorso che passa da una certa intensità, poi piano piano se ne va fino ad arrivare al buio. E osservare la luce è un po' come vedere un tutorial della luce, e quindi puoi veramente imparare tanto. Queste l'ho fatta in Canada l'anno scorso, sempre quando si poteva viaggiare, e quindi la luce è bello vedere come la luce si trasforma e come trasforma qualunque cosa che noi andiamo a fotografare e ad inquadrare. Adesso nel percorso che ho preparato questa serata vi farò vedere
un pochettino di immagini e vi racconterò appunto anche di questi aspetti. In realtà non ho neanche iniziato, come spesso dico nei miei corsi, dopo due ore che parlo, non ho neanche iniziato. A un certo punto interrompi tu se vado. Dai, non ti preoccupare. Sicuro non ti interromperemo perché l'argomento è veramente molto interessante. Ecco, non puoi essere catalizzato, non essere catalizzato quando ti trovi davanti a un paesaggio del genere, per la e credetemi, sono i colori naturali. Qua siamo nel parco di Banff in Canada, è uno dei laghi più famosi, Petio Lake. Resti affascinato quando vedi questi paesaggi, colori. Tutte le volte che mi trovo davanti a uno scenario del genere, dico sempre, se avessi avuto anche dentro qua degli sposi da metterli davanti, o un soggetto, oppure ti viene lo stimolo anche tante volte, anche attraverso dei paesaggi. Questo quindi era un po' cosa io faccio, quindi principalmente questi sono un po' i miei settori, e poi magari se c'è tempo in finale vi parlerò anche un po' dei miei workshop e webinar che sto appunto tenendo ultimamente, visto che siamo tutti blindati a casa. Possiamo approfittarne per fare un po' di formazione, che fa sempre bene, insomma. Me lo auguro, sicuramente gli argomenti che vi ho preparato sono questi. Vediamo dove riusciamo ad arrivare, chiaramente. E quindi andremo a toccare un po' questi aspetti del reportage di viaggio nella fotografia street, piuttosto che anche nella fotografia di reportage degli eventi, matrimoni. Anzi, inizierò subito parlandovi di matrimoni con questi aspetti. E andremo a toccare questi punti. Quindi vi parlerò di come creare un racconto con le immagini, il concetto dell'emozione, la luce, la sintesi nella composizione e anche ciò che è legato al colore, sulla sua psicologia. Io parlo sempre di magia della luce perché mi affascina proprio la luce e amo proprio studiarla. Prendeteli un po' come un racconto a voce alta, anzi scritti in questo caso, ma come dei piccoli spunti. Di solito amo mettere dei piccoli spunti, delle frasi completate dalle immagini. Raccontare con le immagini, un primo concetto che suggerisco sempre è quello di valutare che la tecnica è molto importante, sì, ma non è poi sempre una cosa così importante. Spesso attraverso un reportage, quando noi documentiamo che sia un evento, qualunque cosa, un viaggio, molto spesso la cosa più importante è il suo contenuto, di ciò che ci sta dentro, nel senso che noi potremmo avere anche una bellissima, un bellissimo contorno, un bellissimo pacco, no, attorno, una coreografia attorno ad un'immagine, cioè la famosa cornice, ma poi se dentro non c'è qualcosa di veramente forte, di qualcosa veramente che ci lascia dentro qualcosa, si rischia un po' di perdere quello che è appunto il messaggio. E quindi un primo aspetto è proprio quello che ho sempre cercato di trasmettere nelle immagini, e dare magari un po' meno retta, soprattutto per questo tipo di fotografie, a ciò che è la tecnica intesa quella perfetta, cioè quella tecnica dove l'immagine è super patinata, precisa, che segue tutte le linee, i canoni, anche perché quando fai questo tipo di immagini o la scatti o la perdi. Magari c'è anche una slide dopo che dici questo con messaggio, ma in realtà non puoi tante volte scegliere di fare una composizione matematica. Per un reporter l'importanza è catturare quell'istante, quel momento, comunque vada. Io spesso consiglio ai ragazzi, anche nei corsi, meglio un po' sfocata, meglio un po' mossa, ma è il contenuto che spesso conta. Non stiamo preparando una foto che andrà su un cartellone stradale 6 metri per 4, quindi sarà un'immagine super patinata, pubblicitaria, non che ci abbia qualcosa contro questo tipo di immagini, ma non è una foto che deve avere per forza dei canoni perfetti. L'importante appunto è il suo contenuto, cioè questo istante qui, ad esempio di questa ragazza che prende il bouquet, quindi è un rituale importante, è un momento unico, e beccare il contesto esattamente così com'è è quasi impossibile ripeterlo la volta dopo esattamente nello stesso modo. È proprio la possibilità a volte cioè purtroppo il rischio di perdere. Infatti, eccola qua, ogni momento è unico, se ti è sfuggito è perso per sempre. Questo è un concetto che ho sempre bene in testa ogni volta che documento un evento o un reportage.
ecco, questa foto qua non la farò mai più, perché quando è che ti capita che ti si alza con dietro gli sposi, sono a fuoco su di loro, poi ti va a fuoco, in questo caso, il piccione, inizia a volare e in tre scatti becchi questa sequenza. Quindi il bello di questa fotografia, che poi mi ha portato a raccontare in questi anni la fotografia di matrimonio, fotografare gli eventi, la gente nel giorno più bello della loro vita, ma con una realtà, cioè trasformandolo in un messaggio, in un ricordo vero, cioè dove chiunque riguarda quelle fotografie, queste fotografie, rivede veramente un istante che non c'è più, catturato. E quindi ha un'importanza incredibile l'immagine. Un altro messaggio che cerco di dare nelle fotografie, ma spesso anche poi parleremo di viaggi, di ciò che sono i reportage, poi in generale, anche che faccio, è proprio di toccare il cuore delle persone, cioè emozioni dirette al cuore. Intendo immagini come queste, cioè dove è una sorta di ritmo, di musica, che nel momento stesso che tu le guardi, le sfogli, sono veramente dei colpi continui, no? Sono veramente delle emozioni che arrivano. Mi piace questa frase, spesso ne prendo molte anche in tanti corsi che faccio di riferimento, dei grandi autori, questo è un altro che stimo, Elio Terwitt, bellissimi i suoi libri, ma il punto fondamentale è scattare la foto in modo che poi non ci sia bisogno di spiegarla con le parole. Provate a ragionare su questa frase, è importantissima, in realtà dice tutto. Cioè, spesso noi quando facciamo vedere una fotografia dobbiamo sempre raccontare, o a volte raccontare mettendoci del nostro, no? Ah, vedi qui, ecco, vedi questa, ecco, io qui ero, mi trovavo. Più riusciamo a, con quell'immagine, a dire tutto quello che volevamo trasmettere, a raccontare il meglio, il massimo quantomeno di quel momento, di quell'istante, cioè senza bisogno di aggiungere le parole, come dice Erwitt, probabilmente abbiamo centrato in pieno. Cioè, secondo me questa frase vuol dire questa roba qua, pam, pam, pam. Che altro devi dire? Cioè, hai comunque già catturato, hai già detto tutto, quindi è comunque il significato, no? La mamma che si emoziona quando si sta per vestire, le figlie la guardano, la gioia, la festa, che cos'altro devo dire, no? Cioè, immagini dove le emozioni vanno dritte al cuore. E questa è la fortuna anche di, a volte, fotografare eventi come il matrimonio, tutt'altro che semplice, perché sono sempre convinto che la fotografia di matrimonio è una bella palestra, è una formazione a 360 gradi per tutti i fotografi, perché ti permette di esplorare moltissimi settori, no? Un mondo veramente infinito. E quindi si va avanti, quindi l'emozione dritta al cuore è un racconto per immagini che appunto ogni volta si cerca di fare con questo appunto ben appunto in testa. Questo. Il limite può iniziare molto spesso, può iniziare quando pensi troppo a costruire un'immagine. Cosa intendo? Perché molto spesso, quando noi stiamo scattando, siamo troppo distratti dalla tecnica, dallo strumento, dalla macchina fotografica, da il mettere a fuoco, cosa impostare, l'ISO, le funzioni, eccetera. E poi penso ancora di nuovo alla composizione, penso ancora troppo a cosa metterci dentro, cosa mettere fuori, quale focale utilizzare. Ecco, molto spesso, parlando sempre di reportage, di immediatezza, questo passa in secondo piano, cioè rischi di essere in sostanza e distratto, perché poi la distrazione molto spesso è uno dei problemi principali del perdere l'attimo, ma soprattutto è diventare un po' troppo preciso. La fotografia è tutt'altro che precisa, anzi potremmo parlare anche di imprecisione nella perfezione stessa, nel senso che se io cerco di fare cose troppo troppo precise, poi si vedono. E a volte quando dico troppo, 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 o tutto, 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 non è neanche detto o non c'era neanche bisogno di dirlo così bene. Nel senso che c'è sempre un margine, un limite di interpretazione che ci deve essere anche nell'interpretazione dell'immagine. Tra poco le immagini di matrimonio finiranno e passiamo appunto un po' a tutte quelle che sono
le immagini di reportage, vi porto un po' a viaggiare, no? Anche se siamo a casa, seduti sul divano. Vi do sempre degli input, degli spunti legati a quello che è appunto il reportage e nella fotografia di viaggio o in questo caso anche degli eventi come ho appena visto passare. È molto importante sempre focalizzarsi sul soggetto, quindi chi è il soggetto, il contenuto, il contesto, scusate, e lo sfondo in cui si trova il soggetto. Molto spesso anche lo sfondo è molto importante. E soprattutto il racconto. Tutto questo può esserci in ogni immagine. Quindi quando in realtà noi fotografiamo, dovremmo cercare di fare una panoramica molto rapida, non solo dello scatto per come noi vediamo il soggetto nel mirino attraverso la nostra fotocamera, ma anche fare una sorta di controllo rapido della scena, cioè valutare in un secondo, pochi secondi, dove si trova il soggetto, dove è contestualizzato e cercare con una sequenza di immagini, perché molto spesso le fotografie e i reportage si devono fare con scatti a raffica, quindi con una sequenza di immagini, cercare di portare fuori il più possibile il messaggio finale e quindi la storia, il racconto. Come questa gente che sta entrando in un tempio e va a pregare. Lo scatto appena prima, appena dopo, poteva essere che magari qualcuno, la persona dietro, non aveva le braccia nello stesso modo, o magari l'altra testa girata, e così via. Quindi, in questo caso, racconto una storia, cioè può esserci dietro un racconto legato al fatto di cosa sta avvenendo dei soggetti, in questo caso nella scena. E nel contesto in cui si trovano è molto importante, intendo che bastava tagliare un po' di più o anche includere troppo e quindi si potevano vedere tante altre persone attorno e magari molto spesso andare a disturbare il messaggio stesso del soggetto nel suo interno. Qui siamo a Barsana. Scusami. Sì, no, perdonami, se no andiamo troppo avanti. Nicolò ci chiede come mai la scelta del bianco e nero nel reportage, cioè fai diciamo una sorta di progettazione iniziale o ti ci ritrovi dopo in post-produzione a fare una scelta? Sì, faccio una battuta, Nicolò, se è lui che ha scritto, sì. Nei corsi dico spesso, promesso che ne sto uscendo, ecco, quando faccio questa battuta ne sto uscendo, cioè, c'era un periodo che facevo tutte foto a colori, con queste foto più drammatiche, poi c'era il periodo delle foto tutte sul verde e l'azzurro, c'è stato un periodo, queste foto, adesso ne sto uscendo, ecco, sto facendo molto più colore, ma perché purtroppo oggi forse non c'è tempo, ma nella post-produzione la psicologia del bianco e nero, la scelta del colore bianco e nero è tutt'altro che casuale la mia, ma tutt'altro casuale dovrebbe essere la preparazione, no? Come nell'editor anche di una rivista, una pubblicazione. Ma diciamo che tra l'altro questo è un po' un caso, spesso me ne accorgo alla fine quando preparo questi interventi che dico, ah però ecco ho messo tutte foto bianco e nero. Diciamo che ho un buon peso di foto in bianco e nero. Casualmente in questa proiezione in effetti ce n'erano troppe. La volta prossima che sarò ospite vi porterò tutto un report quindi la risposta più bella secondo me è perché non c'è un perché, ecco, deve essere anche un po' di pancia. Vado un po' avanti in questo concetto, in realtà quello che parlavo del contesto della composizione e quindi anche del soggetto in cui si trova, sempre con un contatto realistico, cioè di quello che è veramente anche la scena fotografata, l'impatto proprio emozionale. E la forza di un'immagine e del racconto di una storia. Questo è un po' un concetto sul quale sempre devi fare i conti, perché se io riesco attraverso un'immagine, anche unica, a creare sempre un racconto, cioè a dare sempre l'idea che c'è una storia dietro, e questo sicuramente potremmo anche pensare legato al fatto che la fotografia lascia margine di interpretazione, è proprio su questo il concetto chiave, è che se io cerco di fotografare dovunque mi trovo, qualunque cosa faccio, che sia un viaggio, un evento, un reportage, ma lascio comunque anche spazio all'interpretazione,
molto spesso bisognerebbe essere capaci di non dire proprio tutto o magari di dirlo in un determinato modo, dove comunque lascio margine appunto a chi guarda la fotografia. Poi di dare una personale interpretazione. Però do il via alla lettura, cioè do proprio il contesto per il quale dove non ti dico già troppo o do così per scontato. E spesso questo avviene poi nella maggior parte delle immagini che ti catalizzano, soprattutto nei viaggi. Anche questa foto ha una storia specifica, cioè a me piace particolarmente, siamo all'alba, Varanasi, pregano le persone, questo bimbo è appena uscito dall'acqua e stava tremando dal freddo, la mamma stava finendo di pregare, poi aveva altre due bambine, e quindi è lui che aspetta, guarda verso il Gange, e infreddolito si vede anche l'acqua che scorre sul corpo, e la luce dell'alba, una luce dorata bellissima, infreddolito, c'è comunque dietro, ma uno che la guarda dice ma che cosa sarà qua a fare questo bambino, potrebbe essere dove, chi sta guardando, cosa sta pensando, è triste piuttosto che è felice, è pensieroso, cioè, è bello anche lasciare molto questo tipo di lettura, ecco, una chiave di lettura in questo modo. Tutto questo è sempre poi legato sempre a un concetto di racconto nel reportage. Il viaggio è una cosa bellissima, viaggiare è una cosa bellissima perché ti permette di aprire la testa, aprire la mente, avere la possibilità di fare tantissime esperienze, e lo consiglio sempre perché dà la possibilità anche proprio di trovare un aspetto proprio molto dinamico con la fotografia, di studiare molto la fotografia. Tornando all'evento è il discorso sempre di prima, cioè attraverso un'immagine posso raccontare una storia, a volte solo una. Una foto del genere, tra l'altro mi piace particolarmente, mi dà sempre l'idea dove non c'è un vero e proprio punto di prospettiva, dove non c'è una vera presenza del fotografo, ma è l'aver congelato questo istante all'interno di un ambiente, chiaramente il taglio della torta, ma concretizza il momento stesso. Gli ospiti attorno dà un'idea di ricevimento, di festa, e di rituale, perché è un momento che chiunque guarda riconosce e viene identificato. Non è tecnicamente perfetta, è un po' distorta probabilmente, leggermente mossa, leggermente sfocata, forse anche un po' rumorosa, ma è un istante unico, questo non tornerà più esattamente nello stesso identico contesto in cui si trovano soggetto, sposi e tutto ciò che lo sfondo. Quindi è quello che dicevo prima, no? La storia dov'è, cosa starà facendo questa signora? È la mamma che in realtà si è emozionata quando ha visto che le figlie stavano andando in camera per vedere che cosa stava facendo, lei stava togliendo l'abito dalla finestra per indossarlo. Quindi è proprio questo, cioè andare a scattare, ma non proprio solo per fare una fotografia, ma per metterci dentro un contenuto. Perché ho messo questa foto? Poi arriveranno anche dettagli nelle fotografie di viaggio, ma mi piacciono i dettagli perché un dettaglio a volte può dire più di mille immagini complete, no? È la mamma che tiene la mano a un bimbo, quindi una bimba, se non ricordo, ma e quindi può dire tanto, può comunque raccontare tanto. La mamma sposa, che si sta per sposare, e quindi c'è questo messaggio, come la festa, come tanti altri aspetti che avvengono nella fotografia di matrimonio. Ecco qua. Scusami un attimo, Luigi, c'è una domanda interessante. Il Luigi ci chiede buonasera, foto Diego, vabbè. Luigi, per il bianco e nero useresti anche i filtri colorati oppure risolvi tutto in post-produzione? Ma per filtri colorati credo che intenda in ripresa, quindi i sì. Famosi filtri tecnici. No, non li uso più, diciamo, aggiungo questo più perché li ho usati negli anni della pellicola, ho avuto la fortuna di sperimentarli, studiare un po' l'effetto del rosso, del verde, del blu, anche con la camera oscura, essendo un po' comunque un grande fan di appunto Ansel Adams nella stampa, è fondamentale. In ripresa no, non li uso più. Anche perché riesco a creare un bianco e nero che a me soddisfa attraverso Lightroom o, se serve, anche il passaggio in Photoshop, ma già Lightroom per fare quello che faccio è più che sufficiente. Non posso parlarvi troppo di post-produzione, non è che non posso, parlando di post-produzione c'è veramente un capitolo enorme, mi piacerebbe farvi vedere ogni immagine come la trasformo anche nel bianco e nero,
ma io su questo preciso subito che faccio pochissimo, nel senso che l'immagine quando arriva allo scatto grezzo deve essere veramente già preciso, pulito, costruito, cioè molto completo. Quello che deve fare un raw converter è andare a dare un piccolo tono, migliorare l'immagine, non andare a fare una ricostruzione o cambiargli completamente i connotati. Per raccontare una storia può bastare una sola immagine, quindi di questo ne sono fermamente convinto. E spesso quando noi raccontiamo con le fotografie, un po' come dicevo prima, potremmo anche fare una scelta giusta. Ecco, molto spesso quando si fanno libri, quando si fanno pubblicazioni o qualsiasi cosa, anche proiezioni, fate la vostra proiezione con le foto su un TV o un fotolibro, stampate qualsiasi cosa, molto spesso vedo che c'è una ripetizione dell'immagine, molto spesso c'è una non accurata scelta. Questo è un consiglio che do sempre: fate una selezione, facendo un po' un piccolo gioco, perché questa selezione, in questo caso una volta che le immagini sono scattate, quindi in post-produzione, poi te la puoi ritrovare anche in ripresa, cioè alleni l'occhio in questo, ed è proprio vero che succede così. In sostanza, se tu hai fatto un viaggio, hai fatto 5.000 fotografie, il primo compito è dire, da queste 5.000 fotografie, tira fuori le 30, secondo te, migliori, quelle più rappresentative. Ci impiegherai del tempo, perché dici, caspita, da 5.000, ok. In realtà, una volta che l'hai fatto, io ti chiederei di andare a 15. E tu dici, vabbè, caspita. Cambiano nuovamente tutti i criteri, perché dici, dalle 30 alle 15, allora tiro fuori veramente le ulteriori 15 e devo eliminare le altre 15, quindi ne restano solo candidate. E poi arriva a tirarne fuori 5. Ecco, questo allenamento ti porta a fare un ragionamento, una serie di valutazioni, anche con la testa, riguardando le immagini, valutando veramente ciò che è fondamentale e indispensabile, ciò che si poteva togliere ed era ripetitivo. Questo ne parlo per esperienza, perché poi allenando l'occhio in questo modo, anche quando ti troverai in ripresa, vai a colpo sicuro, pam, è quella, quella l'ho vista, quella la scatto, so già che è quella. Non è detto che per fare un ottimo reportage bisogna fare tantissimissime fotografie. Scattare tanto a raffica veloce può essere una tecnica, un metodo, ma non è detto. Un fotografo può essere anche molto capace di arrivare a colpo sicuro. Scatto poco, alzo la macchina, tac, tac. Basta, preciso. Ma questo è già sintesi, sicuramente è già una consapevolezza anche proprio dell'immagine, di ciò che vuoi portare fuori. Qui si vedono un po' di immagini generiche, appunto. Ogni immagine potrebbe essere un'immagine unica che identifica una storia e una interpretazione, una lettura. Lì eravamo in Perù, qua siamo a Cuba, ma da tanti posti credo che ormai si conoscano. Un altro concetto è che bisogna essere sempre un attento osservatore, cercare di guardare velocemente la scena e cercare di includere tutti gli elementi che sono fondamentali in quel momento, in quel contesto, per portar fuori il messaggio nel modo più completo. Molto spesso anche prevedere il momento. Questa sta un po' alla base molto spesso anche del risultato, no? Prevedere il momento è la cosa fondamentale tante volte, quindi essere sempre molto molto accorti. Qui stavo facendo un corso di photo street con dei ragazzi e il colpo d'occhio, prevedere il momento, in questo caso cartellone stradale, vedo che si avvicinano due ragazzi che sono simili come i modelli nel cartellone e ho aspettato che passassero, quindi ho fatto una raffica di scatti dove poi lui si è anche girato a guardare il cartellone, quindi questa è andata un po' di fortuna, si è creata questa, diciamo, similitudine, cosa che è impossibile riprodurre, cioè ok, camminate, fate finta di guardare il cartellone stradale, cioè questo non puoi chiaramente farlo. E quindi in tutte le immagini, no, cercando proprio di catturare gli elementi più importanti della scena, ti permette di dare un contenuto. Questa foto di sotto faccio l'esempio perché l'ho fatta così, perché tu sei davanti spesso oggi a un monumento, un tempio, un qualsiasi
luogo di culto o in qualsiasi città, qui sono a Berlino, è quasi impossibile fotografarlo senza le persone. Come andare davanti al Taj Mahal ad Agra e dire voglio fare uno scatto dove non c'è nessuno davanti, o a Machu Picchu, è impossibile. In questo caso ho scelto di includere, in questo caso come dettagli ulteriori, le persone stesse che fanno parte della storia. Quindi in realtà dico oggi anche il turista, quello che si fa la foto, quello che dorme, l'altra che fa il selfie, cioè, e quindi comunque fanno parte del contesto del racconto stesso. Quindi anche questo è sempre un modo proprio di raccontare, proprio di creare. Vedete, questa foto è sempre un discorso di prevedere il momento, ma cercare di includere la maggior parte degli elementi. Qui siamo sono in India, a Delhi, e noto prima di tutto la bandiera sullo sfondo, e quindi scelgo che quello è il mio elemento. Ok, la bandiera indiana, chiaramente. Nel frattempo le persone si stanno avvicinando, io scatto in questo modo anche senza per forza portare la macchina al collo, ma anche solo un po' abbassata. A un certo punto, tutta la sequenza, ho deciso di includere queste due persone, la mamma con la figlia, come soggetti principali, ma di proposito mantenendo il dettaglio sullo sfondo, perché è l'elemento che in questo caso mi serve per completare il racconto, cioè la scena, dove a questo punto è proprio il contesto, bandiera indiana, le persone che stanno entrando nel tempio, qui tra virgolette la fortuna, ma c'è sempre un pizzico di fortuna, o spesso c'è, che la ragazza, nelle 3-4 foto che ho fatto, poi ce n'è una che si gira e guarda verso l'obiettivo, chiaramente in una maniera totalmente spontanea. Come quest'altra foto, a Marrakesh, in piazza la sera, si trovano questi cantastorie, raccontano, questa è l'unica illuminazione proprio fatta con delle luci che hanno dentro in questa piazza. Quindi qui sono a ISO altissime, e quindi rumore, ma tante volte è meglio avere una foto più rumorosa, ma che raccontino il momento. E non sono felicissimi questi se vedono che tu scatti le foto, quindi essere molto rapido. E in realtà questa foto racconta il contesto della famosa piazza di Marrakesh e il contesto sociale, cioè dove alla sera, come passano il tempo le persone alla sera, ma totalmente sempre naturale. E un altro concetto di cui volevo parlarvi è nella composizione fotografica, soprattutto nel reportage dove si ha poco tempo tante volte, è la composizione, ma chiaramente la consapevolezza di escludere. Quante persone hanno la convinzione, spesso, soprattutto quando si inizia un po' il percorso formativo, di pensare, tra virgolette, avere l'illusione che la fotografia che tu stai componendo è per forza quella che vedi dentro nella macchina fotografica, anzi, nel mirino, limitata attraverso un occhio, tra l'altro, quindi con una porzione più limitata proprio nell'inquadratura. Perché molto spesso ci si focalizza troppo su cosa vado ad includere in questo famoso ipotetico rettangolo, qui l'ho segnalato in verde. Ma secondo me l'occhio del fotografo attento, soprattutto nel momento che sto catturando una scena, il reportage, è vedere totalmente a 360 gradi l'interezza, la totalità della scena, proprio anche di testa, cervello, pancia, e poi scegliere a questo punto di doverla includere in un fotogramma così spesso limitativo che è la fotografia. Ho detto un parolone, però se uno ci ragiona. Tante volte ho l'impressione in questi anni di fotografia che purtroppo devo poi scegliere di portare fuori sempre solo quella parte. Avrei voluto tante volte di più. Ma non c'entra in questo caso l'idea che ho usato un grand'angolo o una focale corta. È proprio il concetto di aver congelato, portato fuori consapevolmente solo quella parte. Quindi lascerei ragionare su questo aspetto. Nella composizione molto spesso l'importanza sta anche nel vivere totalmente, a due occhi, scattate tenendo gli occhi aperti, ma inteso tutte e due, poi scegliete come fase finale di chiuderla nell'immagine, ma non distraetevi, non perdete troppo anche di ciò che c'è attorno, perché spesso è nei lati, nelle parti marginali, che c'è quell'elemento che completerebbe maggiormente la nostra scena, il nostro racconto. E quindi qui in ogni immagine appunto scegli poi di includere o escludere appunto abbastanza
o troppo quello che ti serve appunto di andare a poi fare un racconto. Vado un po' al volo, così poi non tengo sempre un po' l'attenzione su alcuni aspetti che arrivano dopo. E mi piace questa foto proprio per l'abbinamento, no? Che si vede di questa persona anziana col bastone, col cappello, e poi il bambinetto con il cappello, e si crea questo gioco geometrico anche lineare delle linee. Qui sono a Cusco, in Perù. Qui sempre in India, a Delhi, in questo tempio. E è proprio così, cioè quando tu sei in questi posti vorresti veramente che tutti fossero lì da parte a te e dire dovevi essere lì davanti. Quante volte diciamo se c'eri lì davanti capivi tutto, la fotografia non basta. Ecco, provate a fare questo ragionamento, cioè quanto invece la fotografia dovrebbe bastare? Cioè io devo cercare di portare allo spettatore solo con quell'immagine lì dentro. Non è semplice, chiaro. Però l'allenamento sta proprio in quello, cioè a volte non dovremmo scattare solamente per noi stessi, ma anche per chi guarderà la scena, proprio nel vero senso della parola. E quindi qui poi vanno avanti con le varie immagini. La posizione del soggetto, in questo caso invece, è molto interessante perché, come concetto, perché determina sempre poi la struttura dell'immagine. Quindi la sua posizione del soggetto, purché sia protagonista o meno, o dei soggetti, attraverso la composizione ne può cambiare la struttura dell'immagine stessa. Guardiamo per esempio questa scena che spesso la faccio vedere anche nei corsi. Questa scena, questa fotografia è una scena di reportage, di vita quotidiana, i bambini che si lanciano dalle barche, siamo sempre in India, le persone che comunque pregano, c'è questa scena. Però la distribuzione dei soggetti in questo caso risulta quasi in una composizione matematica, perché la struttura dei terzi, della linea dei terzi in questo caso, della regola dei terzi, quindi con i nostri 9 rettangoli, vanno a costruire e a dare una giusta identità e peso alla distribuzione dei soggetti stessi. Però questa cosa qui non puoi farla poi in post-produzione, cioè non c'è taglierina o crop, la devi già, anche se con uno scarto un'abbondanza, ma prevedere già all'interno della scena nel mirino. Quindi è comunque una composizione che tu devi vedere. Come questa, di nuovo in Marocco, una luce che poi amo tantissimo, quella del pomeriggio, una luce forte con dei neri chiusi, e quindi scegliere proprio una composizione sempre strutturata in questo modo. Abbiamo esattamente 8 rettangoli vuoti e uno che va sul, chiaramente, terzo inferiore sinistro. Anche qui c'è una composizione in realtà strutturale, dove poi si crea questa composizione attraverso l'occhio che viene, tra virgolette, catalizzato in un certo senso, sempre su una struttura di proposito ben appunto considerata appunto il terzo inferiore centrale. Di nuovo, e così via. Quindi il soggetto non deve essere per forza sempre al centro, ecco, iniziare a muovere il soggetto all'interno dell'inquadratura spesso può portare proprio anche a dare una dinamicità, una struttura all'immagine completamente diversa. La forza della prospettiva è un qualcos'altro di interessante, proprio perché ci permetterà di andare a dare una forza all'immagine, un movimento, attraverso proprio le linee che si creano, le linee di fuga, attraverso la prospettiva stessa. Guardate ad esempio questa foto, come attraverso la linea di questo muretto, che poi questo muro che va e attraversa l'immagine sulla diagonale, la persona che si lava, siamo in un tempio, questo tempio delle scimmie, e quindi qui sono a pregare, guardate anche questa, dove utilizzo in questo caso le linee, le prospettive attraverso la composizione, proprio per dare un dinamismo. Però anche questa è una cosa che prevedo, è una cosa che tu devi già includere assolutamente durante lo scatto. Vedete queste frecce che ho messo, queste linee, scusate, che ho messo rosse? In realtà ti portano nel terzo centrale, e quindi il rettangolo centrale, chiaramente, è quello che ha la maggior forza, no? Di lettura nell'immagine.
ma è anche la prospettiva in questo caso che ti catalizza totalmente verso il centro, il punto massimo del centro, quindi il centro assoluto. Come questa foto, appunto, se guardiamo, nel momento stesso che, indipendentemente dal contenuto, magari è colorata, eccetera, ma una forza catalizzante forte, maggiore, scusate, proprio perché la prospettiva ti porta esattamente nel centro assoluto e perfettamente composto anche nell'inquadratura, come questa. Ok. Nicola, tu ci sei sempre, perché io la regia... Sì, ci sono, mi sto innamorando dei tuoi scatti. Devo essere sincero, quando ci parli di composizione, di questo fattore tecnico nei tuoi scatti, c'è, si vede, ma soprattutto è interessante come non lasci nulla al caso, in realtà. Grazie, fa piacere. Beh, spero appunto di dare degli spunti, a questo punto è un po' una chiacchierata, un racconto, senza entrare troppo nel tecnico, sono chiaramente un po' superficiale per non annoiare troppo i tecnicismi fotografici, ma in realtà infatti mi piace anche quando spiego dei concetti tecnici far sempre vedere un esempio, no? Di come è realmente poi fattibile questa cosa. Vedete questa fotografia qui, che in realtà c'è l'ammasso di gente, c'è comunque un insieme, un racconto, una storia del momento, ma le braccia, mi piace perché le braccia puntano, cioè vanno, convergono verso il centro e quindi si portano esattamente ai lati, quindi si crea una diagonale quasi, e l'ho intravista durante lo scatto, e mi piace molto come forza. Qui siamo a Berlino, il museo dell'Olocausto, posto veramente affascinante, e si può costruire attraverso... Ecco, un suggerimento che do è, per esempio, più che con le persone, iniziare a fare un po' di palestra, diciamo così, con gli edifici, la fotografia architettonica, dove comunque lì non si muove nessuno, quindi, e lì puoi allenarti molto a fare questo tipo di composizione, allenamento fotografico, no? Oppure dalla Jeep, qui sono in Kenya, dalla Jeep ti puoi sporgere, buttare fuori, però sbracciare per fare queste foto a volte anche. E qui c'è sempre una composizione diagonale. Qui a Cuba, comunque la linea, le linee, il bello è che siamo in un mondo non bidimensionale, ma tridimensionale, che è composto da strati, è composto da tantissime situazioni, anche di forme, e quindi questo è bello poterlo vivere, vedere, no? Però l'attenzione sta proprio nel portar fuori, no? E quindi in questo caso è sempre molto importante anche ciò che noi andremo ad includere o a escludere, proprio per dare questo senso di tridimensionalità, come attraverso forme geometriche piuttosto che strutture di luce, come in questo caso una luce forte sullo sfondo e una silhouette, in questo caso dei soggetti. Qui parlo di un concetto che spesso stimolo, faccio stimolare nella lettura dell'immagine, perché è l'importanza e la forza del colore, nel senso che quando noi scattiamo, proprio perché siamo in un mondo tridimensionale, abbiamo davanti tantissime scene, abbiamo delle opportunità spesso. Perché le chiamo opportunità? Nel reportage, nel viaggio capita tantissime volte. Se poi andate in Canada, in India, in Perù, i posti che ho fatto vedere, non potete che innamorarvi dei colori in generale. Però l'opportunità sta proprio nel vedere, nel riuscire a prevedere anche qui, non solo un contenuto, il soggetto, ma anche proprio i colori nella scena. E spesso l'immagine prende forza attraverso i colori. Vi spiego meglio cosa intendo per forza. Vedete questa fotografia qui, che in realtà... ho previsto la previsione dove ho visto che si stavano avvicinando queste due ragazze indiane, queste due signore indiane, vestite appunto, come vedete, verde e azzurro. Ho visto che davanti a me c'era una casa che aveva gli stessi colori. Quindi non ho fatto nient'altro che in realtà non inquadrare più loro, mi sono spostato e ho inquadrato la casa. Tant'è che queste dirci, ma cosa fa questo fotografo un muro? Non si sa. In realtà io ho aspettato solo che passassero tutta la sequenza, ho fatto 8-9 fotografie, poi ho scelto questa, che c'è anche il movimento simmetrico delle due braccia perfettamente allineate. Però qui la forza dell'immagine sta anche nel colore,
nell'abbinamento cromatico e anche, se vogliamo, della complicità tra backstage, quindi dello sfondo, e anche del soggetto principale. Questo è un altro esempio di come il colore dà forza, cioè la forza nel colore, anche attraverso magari dei dettagli, può essere sempre molto utile e importante dare questo peso ritmico, perché poi il colore è forza, il colore è vita, quindi comunque è anche psicologia, poi ne parlerò, ma il colore è psicologia, è molto molto importante. Questa foto che mi piace molto, ma perché in realtà sono delle donne che lavorano per strada e si sono lasciate fotografare, diciamo, in una maniera abbastanza spontanea, ma è un altro esempio dove secondo me il colore dà forza, cioè è la forza del colore che crea il contenuto e continua il racconto dell'immagine stessa. La stessa foto, visto che poi io ci casco sempre di nuovo col bianco e nero, in bianco e nero probabilmente non dava lo stesso ritmo, lo stesso sentire, e quindi è veramente importante. Questa fotografia qui ho provato ancora a farla in bianco e nero, è un lago famosissimo del Canada, ma in realtà è questo colore dei ghiacciai del lago, è l'acqua dei ghiacciai che in realtà si scioglie, ha questo colore proprio reale, e qui è la sua forza proprio anche nel trasmettere questa sensazione, no? Questa forza. Perché sembra veramente surreale, diventa un punto di forza nell'immagine, no? Normalmente questo tipo di immagine ti dicono l'hai photoshoppata, no? Il termine tecnico. La fai col telefonino, ti viene così, cioè questa, diciamo che veramente è il colore esatto dell'acqua dei laghi del Canada, ma si può anche andare in Trentino e abbiamo dei bellissimi laghi che hanno questo effetto. Quindi ecco dove la forza del colore, in questo caso, crea, no, armonia, ritmo, musica e comunque movimento all'immagine. Non è che vado a scegliere, vado a vestire le persone di un colore, vado a spostare gli oggetti, tutto è già davanti ai nostri occhi. C'era lo slogan, è tutto davanti a te, no? Cioè in realtà è tutto già davanti ai nostri occhi, dobbiamo solo noi allenare l'occhio per iniziare a vederle queste cose. Io spesso nei corsi dico dovete iniziare ad indossare questi occhiali speciali, li chiamo, no? Alla Matrix, nel momento che tu li indossi inizi a vedere tante cose che prima non vedevi, quasi come se fosse un mondo binario che si sposta davanti a te. Era sempre lì, l'hai sempre visto, ma in realtà non ci hai mai fatto caso. Luigi, perdonami, a questo punto, visto che è finita la sequenza, ti volevo fare una domanda di Luca, che sembrava interessante. Luigi, complimenti per le foto. Una mia curiosità, le foto le vedo e sono bellissime, ma non vedo dettagli in particolare nei neri. È una questione di video o una tua scelta personale? Ma intendi nei neri, intendi di queste che ho appena fatto passare o di queste qua che ho appena fatto passare, credo, il 1839. Sì, penso forse dietro. Io guarda, su questo aspetto sono abbastanza un po' pignolo, perché lavoro con dei monitor calibrati e sulla post-produzione sono un po' maniaco. Qui torno, vado in un mondo che non è quello che sto dicendo adesso, ma quello un po' del precisetti. Può darsi che in alcune foto ci siano dei neri un po' slavati, ma per scelta, quindi assolutamente no, non tengo i neri aperti se non per una scelta, ecco. Perfetto. Magari. Poi ricordiamo che dipende molto anche dal monitor, appunto, quindi probabilmente durante la diretta io per esempio li vedo benissimo, sono delle bellissime foto, al di là di ci stanno facendo veramente moltissimi complimenti. Grazie. Costruire, ecco, su questo discorso ci tengo proprio a chiacchierare per far capire questo concetto molto importante nella composizione. Qui a qualunque, in qualunque genere, in qualunque settore, cioè costruire la profondità e la struttura dell'immagine, cioè spesso il fotografo, appena parliamo di profondità, chiaramente viene in mente la profondità di campo, cioè la profondità di campo chiaramente è una cosa importantissima che è legata, chiaramente come sappiamo, a un discorso tecnico, no?
generato appunto come la luce poi si muove all'interno, luce fisica si muove all'interno di un gruppo ottico e quindi attraverso un diaframma chiaramente ne determina poi il suo spazio, la sua entità. Ma la struttura, la profondità può avvenire anche attraverso la lettura dell'immagine, la composizione dell'immagine stessa. La composizione costruita in un determinato modo porta poi anche alla lettura di chi guarderà la fotografia, fatta appunto in quel determinato modo. Questa è un esempio di come suggerisco di costruire a strati l'immagine in questa composizione. Anche qui sono i soggetti che noi ci troviamo davanti ai nostri occhi tutte le volte, dobbiamo solo scegliere di arretrare a volte o avanzare, in modo che costruiamo una sorta di struttura dinamica a più piani all'interno dell'immagine stessa. Questo per evitare di avere una fotografia troppo piatta, bidimensionale, dove ho un soggetto solo su un piano. E questo porterà poi anche a costruire un gioco di fuochi, perché poi, oltre che ai soggetti distribuiti su diversi piani, posso anche scegliere di renderne alcuni a fuoco, altri no, ma anche per un discorso di presenza, poi ne parlo con un altro esempio, ma soprattutto è la tridimensionalità attraverso questi strati di composizione. Questa foto la faccio vedere proprio perché prende appunto forza da un punto di vista di profondità, proprio perché oltre che le donne che pregano in questo primo piano inteso proprio come piano primo, un po' come nel cinema, in realtà si creano questi piani, queste strutture, la struttura dell'immagine prende profondità, ma perché ho scelto di includere la barca sullo sfondo con la persona che rema. Quello è il punto finale, quasi, perché poi in realtà ci sono dietro anche le montagne e così via, ma comunque che crea la profondità stessa, quindi il grande, il piccolo, e quindi dà l'idea di stratificazione proprio dell'immagine stessa. Ecco ancora un esempio, cioè sono tutte cose che noi non possiamo spostare i soggetti, ma scegliamo noi di porci nelle distanze, appunto costruendo questi strati di piani tra noi e la scena. È possibile farlo in qualunque cosa, anche se sei in un salotto, in casa, cioè proprio costruire questi strati, questi piani, dove ci sarà sempre qualcosa che è più grande, meno grande e così via, fino ad arrivare al più piccolo infinito. Anche questa fotografia prende una forza maggiore, ma non solo perché mi dà un'idea di distanze, di profondità, ma soprattutto perché mi porto indietro, quindi faccio dei passi indietro e consapevolmente includo la persona più grande in primo piano, cosa che altrimenti senza questa persona, provate a immaginare la stessa foto, cancellate la persona che c'è in primo piano, questo signor anziano che sta pregando, di colpo l'immagine potrebbe diventare più piatta, come ad esempio questa. Quindi il gioco non sta solo nella messa a fuoco e nella profondità di campo, cioè posso scegliere, ripeto, di avere soggetti a fuoco, soggetti sfocati, molto spesso lo faccio a diaframmi aperti e quindi consapevolmente so che se metto a fuoco lo sfondo avrò sfocato ciò che è davanti, o viceversa, metto a fuoco il soggetto davanti e avrò gli altri piani sfocati. Ma oltre che la profondità di campo, includo anche gli strati dei piani dei soggetti su piani differenti. Quindi in ogni reale situazione c'è questa possibilità. Allora, a tal proposito, abbiamo due domande che sono interessanti, diciamo più da un punto di vista tecnico. Salutiamo Alfonso. Ci chiedeva con scatti con due corpi macchina. Allora, ultimamente anche, però io ho sempre preferito scattare con una macchina e concentrarmi su quella, chiaramente cambiando molto spesso, dipende anche, è una domanda multipla, nel senso che dipende anche da cosa sto scattando. Ultimamente ho inserito nel corredo anche le mirrorless, quindi anche la mirrorless scelgo di avere una focale, un obiettivo, nella reflex lavoro magari con focali fisse, cioè comunque vario moltissimo le focali. Qui spesso io suggerisco che più
che pensare a quante macchine utilizzo dipende spesso anche quanto sei veloce nel cambiare le ottiche o che parco ottiche hai a disposizione. Secondo me non dovrebbe esserci mai un limite nella scelta di focale, proprio per la composizione prospettica, tante volte che devi scegliere appunto in ogni scena. Quindi a volte avere solo una determinata focale può essere limitativo, questo sicuramente. Che corretto portarsi in viaggio, visto la... No, non so se era quella la domanda, no. Sì, era quella lì. Luca ci chiede proprio che tipo di corrido ami portare in viaggio, o se per ogni viaggio magari ti crei un corrido, nel senso vai già mirato. No, allora, amo molto le focali fisse, come ad esempio il 35 mm, uso in realtà l'85, uso tanto anche il 50 ad esempio, ma ad esempio Nikon ha fatto la Z6 col 14-30, che è un obiettivo che è molto bello nel reportage di viaggio, quasi nato per quello, sembra sposato apposta, perché vai già da grandangoli un po' più aperti fino a... i medio grandangoli, ma anche i grandangoli più aperti come wide, e, oppure per Nikon, sempre io vabbè, uso Nikon, non so se sarà capito, il 14-24 sempre è l'unico zoom che uso è sulle focali grandangolari, proprio per avere una velocità proprio di composizione. Non amo ad esempio utilizzare il 28-70, il 24-70, anche se è un obiettivo che consiglio soprattutto per fare allenamento e palestra nella scelta delle focali, quindi piuttosto uno solo, ma con la possibilità di variare molto le focali, che magari una focale fissa solo, soprattutto agli inizi. Ecco, questa fotografia qua la faccio vedere per capire questo concetto proprio di struttura dell'immagine e di profondità attraverso la composizione, perché questa fotografia qua può avere un dinamismo, poi che piaccia o non piaccia, ma è per farvi ragionare su questo ragionamento tecnico, perché può avere un dinamismo molto forte, perché ci sono nella stessa scena congelati, come se fossero proprio catturati, no? Fermati, persone che stanno facendo ognuno cose diverse, ma stanno a distanze differenti, con dimensioni differenti e su spazi differenti. Quindi è innegabile che nel momento stesso che io faccio una composizione di questo tipo, arretrando o avanzando, comunque scegliendo quali strati inserire, creo una dinamicità, una profondità incredibile. Ecco l'esempio attraverso i colori e i numerini, qui un po' più tecnico, didattico. Però notate che questa struttura in realtà si crea, abbiamo il verde, che è un colore, in questo caso una massa più grande, il fucsia, l'arancio, ogni distanza possiamo associarla ad un colore, e in questo caso anche alla posizione dei soggetti presenti nella scena. Quindi questo allenamento lo possiamo fare attraverso più strutture, no? Nell'immagine. Anche questa è una fotografia che ha una struttura. Guardate quanti soggetti ho presenti nella scena, a che distanze differenti stanno e che dimensione hanno di differenti. Quindi abbiamo di nuovo 1, 2, 3, 4. Quindi è in realtà un ritmo di dimensione che inevitabilmente genera più tridimensionalità all'immagine stessa. Più poi noi riusciamo a catturare nella scena stessa anche scene di vita o soggetti che stanno in realtà costruendo, facendo cose differenti, più diventa interessante appunto il racconto. In sostanza, quanta roba c'è da leggere in quell'immagine, no? Quindi struttura, dimensione, distanza e quindi anche prospettiva. Si può unire un po' il tutto, cioè mescolandolo un po' come un'insalata. In questo caso la struttura è stabilita da due grandi piani, quindi il primo piano che è sfocato, la persona che prega con le mani, ma l'aver scelto di includere, quindi di arretrare ad un piano ancora diverso rispetto a dove mi trovavo prima, quindi lui diventa in questo caso un piano, un altro piano, il tempo, e sullo sfondo la persona. Di nuovo, distanze differenti, profondità, e quindi in questo caso anche soggetti con masse, usiamo questo termine più tecnico, comunque dimensioni differenti. E questo appunto nello street, nel reportage, assolutamente può essere comunque e sempre tenuto conto per creare un dinamismo, una tridimensionalità maggiore alle immagini.
Di nuovo, comunque posso farlo anche con i paesaggi. Quante volte siamo abituati a vedere un paesaggio che magari è più, tra virgolette, banale, più piatto, proprio perché manca questa struttura, no? Quindi creare struttura anche attraverso un paesaggio può essere sempre un'idea nell'andare a includere dei piani differenti. Ecco, un'altra cosa, poi dimmi se ci siamo con i tempi, perché io vado avanti, tanto non so. Allora, la distanza del soggetto è molto importante. Mi senti sempre? Mi sentite sempre? Sì, okay. Perdonami, avevo un attimo disattivato l'audio, dicevo no, possiamo continuare, veramente molto interessante, anzi, grazie. Ti ruberemo un po' di tempo in più. Non c'è problema. Allora, la distanza del soggetto è molto importante quando si fa reportage, ma in realtà è molto importante anche la focale che si utilizza. E spesso, anche per rispondere al discorso di prima, come dire, non voglio rispondere in maniera sgarbata, ma come dire, spesso mi chiedono che obiettivi usi, ma è una domanda che non ha un senso, nel senso che può non avere un senso, nel senso che l'utilizzo della focale non è una scelta di estetica o di gusto o di comodità. Molto spesso c'è un po' questo fraintendimento, secondo me. Cioè, scelgo il corredo fotografico per un viaggio a partire da quanto è comodo, quanto pesa meno, quanto meno ingombrante, qual è la focale che magari mi permette di fare di tutto un po' o di poco nulla. Ma questo messaggio, invece, questa slide l'ho messo perché è invece molto importante da un punto di vista psicologico, di presenza scenica, perché molto spesso una cosa che non si calcola, non si considera, è che a che distanza si trovava il fotografo nella scena stessa. Perché noi pensiamo alla focale, molto spesso anche i ragazzi nei corsi mi dice quale focale utilizziamo, ma noi pensiamo alla focale come concetto di, per forza, inquadratura, di ciò che mi dà l'opportunità di appunto includere. Ma molto spesso non pensiamo a cosa ci porta a fare la focale. Mi spiego che grazie o a causa di quella focale io sono costretto a dover arrivare a una determinata distanza dal soggetto stesso. Proviamo a pensare ai fotografi di guerra, di reportage. Avete mai pensato a che distanza si trovava quel fotografo per fare quel determinato scatto? Se uno guarda l'immagine non solo da un punto di vista di come si presenta, ma pensa anche dove era il fotografo a scattarla, allora dici, caspita, questo è un reporter, era dentro nella scena, ha rischiato di farsi quasi uccidere per fare quella foto. Adesso non stiamo parlando di fotografie di guerra, di reportage, ma chiaramente se guardate le foto di McCallin di prima, o di K, appunto, foto storiche, ci domandiamo questo, no? Ma quindi la consapevolezza e la scelta di una focale, di quel taglio, serve anche ad impatto emotivo, psicologico, perché le distanze non c'è nulla da fare, non potrai ricostruire in Photoshop, non esiste scattare, dire scatto col teleobiettivo, tanto poi faccio il crop, lo avvicino. Non avrai mai quella profondità, quella sensazione di distanza anche della scena stessa, cioè dove io sono, ti do l'idea di esserci anche esattamente dentro, soprattutto esattamente vicino. A proposito, Capa diceva: se la foto non è venuta bene, è perché non eri dentro alla scena. È vero. Quindi potremmo anche usare una tecnica, un trucco, un esercizio di dire, quando scatto street, chiaramente persone come queste che sono di spalle non si accorgono, allungate un braccio e vedete quanta distanza c'è tra il vostro obiettivo, soprattutto tra voi e il soggetto, no? Anzi, spesso suggerisco di fare questo allenamento, di scattare con un braccio davanti, il vostro braccio davanti, ma per includerlo come elemento stesso nella scena. Cioè, ha una forza incredibile, dici, sono fotografie che non userò mai, ma l'idea di vedere me stesso dentro nella scena e determino la distanza precisa del soggetto in cui si trova in quel momento, veramente è un qualcosa di forte. Man mano chiaramente il soggetto si allontana, io mi allontano, scelgo una focale differente, cambia anche la composizione, la prospettiva,
automaticamente tutto diventa più vulnerabile. Il soggetto prende meno protagonismo, più è piccolo nella scena, più è vulnerabile, meno è presente, meno importante, ma io mi sto allontanando e ti sto dicendo questa cosa in sostanza da lontano. Cioè, anche questo comunque è un modo psicologico di raccontare. Non è detto che a volte serva essere troppo da vicino. Quindi quello che do di suggerimento è non scegliete la distanza, non scegliete la focale, ma scegliete la distanza. Cioè, non scegliete la focale, dovete scegliere una focale, ma non sceglietela in funzione di n fattori anche un po' tante volte da sfatare, no? Comodo, non comodo, cioè, io dico, ma anche che sia un 24-70, cioè un obiettivo anche poco luminoso, ma non è quello che importa. La maggior parte delle fotografie storiche di grande valore le hanno fatte con fotocamere, con ottiche che non erano certo la tecnologia che abbiamo oggi, quindi è la prova che si può assolutamente. Guardate Cartier-Bresson, Douaneau, cioè andavano in giro a fotografare con delle fotocamere, la Rolleiflex biottica, comunque delle macchine a pellicola dove non c'erano gli automatismi, tutti gli N funzionamenti di oggi, le N funzioni di oggi. Quindi è la prova che si può realizzare un contenuto forte, no? Attraverso un'immagine. Quindi si può arrivare ad allenare l'occhio, ad imparare molto, dove oltre alla scelta della focale c'è anche la distanza attraverso la scena. La psicologia del colore, un altro aspetto che spesso ne parlo, qui faccio vedere sempre con piccolissimi cenni, siamo un po' sempre panoramici in questo viaggio, ricordatevi che l'inizio di questo intervento era infinita ricerca, io stesso continuo sempre ad evolvermi e a migliorare, almeno spero, anche nella fotografia, ma spesso anche dico che quando guardo le mie fotografie devo ancora emozionarmi. Se non mi emoziono più quando guardo le mie fotografie, vuol dire che c'è qualcosa che non va proprio così bene. E un'altra cosa che noto, soprattutto dopo tanti anni, che una fotografia mi stanca subito, quindi quando vedo diventare vecchio il mio lavoro, significa che è sicuramente il momento di cambiare. La psicologia del colore del lavoro, sì, del colore, è proprio un qualcosa che è molto molto forte e possiamo utilizzare a nostro favore, chiaramente anche parlando di post-produzione. Perché? Però questo ve l'ho fatto vedere non tanto per fare gli effetti, no? Come questo, tutto desaturato, solo il puntino rosso, cioè alla Schindler's del film, piuttosto che... Ma perché non è una cosa che tu puoi fare in post-produzione se non ce l'hai, nel senso che è un'altra cosa che il reporter assolutamente deve già vedere e prevedere nella scena. Poi sarà la post-produzione che ci darà l'aiuto per valorizzare determinati punti, determinati colori, ma come in questo caso è la post-produzione che può fare l'effetto dando questo effetto, qui sì sono un po' slavate, ma ho voluto dare questo effetto un po', è la Berlino Street, quindi una giornata un po' piovosa, ho dato questo template, diciamo così, questo preset, dove ho voluto dare l'idea, sono messo solo trena per capire l'esempio, dove in questo caso la post-produzione, cioè questo preset che dà un effetto di pellicola Fuji 100 o 400 ISO, te le ricordi, Nicola, le pellicole Fuji o Kodak, ma non è la pellicola scaduta, perché questo è l'effetto che aveva la pellicola scaduta, bellissimo utilizzare le pellicole scadute, anzi se voi le avete in negozio non buttatele, diamole ai ragazzi di fare i corsi che è bellissimo utilizzare le pellicole scadute, perché ti danno questi... come? Il viraggio viola è proprio classico della pellicola che... Già, tanta gente scopre, ma come? Anche le pellicole scadono. Sì, infatti si mettevano in frigorifero le pellicole. Però non per preservare almeno 6 mesi oltre la data di scadenza. Ma in realtà è l'effetto psicologico, no? Questo effetto vintage, o comunque che vogliamo dare quell'effetto di pellicola, di stampa fotografica più appunto old style, è molto importante, come un tono più caldo, come ad esempio ce lo insegnano anche nel cinema, nella pubblicità, spesso nei corsi faccio l'esempio di ciò che è la psicologia del colore nel cinema, se parliamo di Disney,
di fantasy, di un film dell'horror, social, un film qualunque. È molto importante. Quindi anche qua, panoramicamente sempre parlando, poi quando normalmente faccio i corsi sulla post-produzione, spesso andiamo a affrontare questo concetto dove non fai un intervento così casuale, ma lo fai per dare un vero e proprio tono, un vero e proprio una propria atmosfera all'immagine, perché sapete che cambia completamente il messaggio. Questa foto, se la vedete con i colori pieni, come quelle di prima, potrebbe dare un'atmosfera, un messaggio psicologico completamente diverso, ad esempio. Quindi l'uso del colore in post-produzione, come la scelta di un certo viraggio, una color correction anche nel cinema, nei film, è molto molto importante. Guardate questa foto, ma in realtà questa foto ti dà un senso di già la scena, no? È un po' cupa, la sposa che piange, è un workshop, questa è una foto che ho preso da un workshop che ho fatto qualche anno fa, ma è fredda e comunque ha un'atmosfera diversa da questa, e ti porto dentro. Però vedete che tra queste fotografie qua, se io le lascio passare, indubbiamente il colore ci sta assolutamente catalizzando, quindi ha una forza importantissima il colore in questo caso. Vado un po' verso, credo, le fasi finali, ma in realtà c'è da parlare un attimo della magia della luce, questo ultimo capitolo, che è un qualcosa che amo moltissimo. Ecco, questa era la foto iniziale. Cosa c'è di più bello della luce dell'alba, no? Così fotografata, ma ben controllata anche nell'esposizione. Io amo lavorare sempre, scattare con la luce ambiente, quella che mi trovo a disposizione, soprattutto nei viaggi, nei reportage, ma anche negli eventi, in questo caso di matrimoni, scatto praticamente a luce ambiente. In questo caso siamo il Canyon del Colca in Perù. All'alba ci sono tutti questo fumo, questa nebbia, è bellissimo, si creano queste stratificazioni proprio nel paesaggio e c'è un'atmosfera molto calda ma allo stesso tempo fredda, perché si creano proprio questi blu e gialli molto belli anche nell'immagine, ed è una luce molto molto bella. Qui in post produzione ci ho dato dentro un po', lo ammetto, ma semplicemente per dare un effetto un po' più rosato, ma la luce è proprio questa, perché nei tempi ci sono questi raggi che sono bellissimi, anche in Thailandia, in Tibet, tutti questi posti dove hai questi raggi di luce che arrivano dentro. E quindi la magia della luce trasmette anche qui sensazioni, emozioni, perché comunque la sensorialità attraverso la luce, attraverso la fotografia, la fa da padrone, quindi noi dobbiamo essere molto attenti a giocare, a usare la luce a nostro favore, non a sfavore. Qui sono a Vancouver, sulle spiagge di Vancouver ci sono tutti i giorni, verso il tramonto, atleti, persone che corrono, ed è bellissimo fotografarli con la luce del tramonto, proprio bellissimo. Ecco, questo è un concetto che spesso ci tengo a far notare, che la qualità in una fotografia sta nel contenuto, ma la qualità della luce non sta nella quantità, non importa quanta luce, è come un ingrediente preciso, cioè se io sto cucinando, non importa a volte quanto ingrediente metto, anzi a volte troppo ingrediente può rovinare il piatto, quindi bisognerebbe utilizzarlo con consapevolezza. La fotografia, la luce nella fotografia è un qualcosa che determina tutto, la dimensione, l'atmosfera, lo spazio, il colore, tutto. Però veramente non importa quanta luce ci sia in una scena, ne importa la sua struttura, il suo carattere, il suo modo proprio di delineare, di creare attraverso la scena. Guardate, in un tempio del genere è la luce della finestra, comunque è la parte aperta del tempio, quindi la luce naturale che arriva. Poi qui c'è, se vogliamo, un po' la psicologia del colore, sempre perché abbiamo questa donna vestita di rosso che, anche se piccola nella scena, ma spicca rispetto a tutto il resto della scena.
Il fattore esposizione, e poi concludo, è proprio legato a saper controllare tutto questo, perché chiaramente la cosa fondamentale è proprio saper controllare l'esposizione. È una delle cose che è praticamente la più importante nel momento che noi cerchiamo di catturare la luce in ogni situazione. E proprio perché la luce può essere anche poca, o a volte il poco è la scelta dell'esposizione che poi ne determina il contrasto, e qui non è che la luce era solo questa, ma anzi è pomeriggio in una piazza, siamo a Marrakech, normalmente a occhio nudo avremmo visto anche tantissime cose attorno. È la scelta di, in questo caso, compensare, sottoesporre anche di 2-3 stop, che ti porta a valorizzare solamente le luci, cioè espongo per le alte luci, la massima luce. E di conseguenza, esponendo per la massima luce, in questo caso, creo un contrasto ancora più forte tra le luci e le ombre. Di conseguenza si creano dei neri pieni e delle luci comunque ben esposte. E questo appunto è legato a Londra, a giri per la vita notturna, ma una luce calda all'interno sui tavoli dei bar delle persone e fredda fuori, ma è l'unica luce che c'era, proprio l'illuminazione naturale dei lampioni fuori e dei LED nei tavoli di questo ristorante. Quindi suggerisco, nel reportage di viaggio assolutamente è importantissimo, parlando di tecnica, utilizzare il cambio di lettura esposimetrica, passando proprio da lettura valutativa a tutta area, a semi-spot e spot, il punto centrale, oltre che poi l'altra tecnica di compensare eventualmente poi a scelta. Ma già solamente passare spesso da una luce lettura matrice a una luce spot può essere, ecco qua, non ricordavo, avevo messo questo esempio, quindi tecnicamente vedete che una lettura matrice andrebbe a leggere inevitabilmente i 5 punti cardine di un'immagine e poi ne fa una media, mentre la spot, come sicuramente saprete, legge solamente al centro, e quindi sicuramente nel viaggio, quando ho queste luci, più è forte il contrasto, chiaramente, per contrasto intendo la differenza tra luce e ombre, più noi possiamo scegliere di dare priorità alle luci andando a leggere esattamente in spot. Questo è l'esempio di una lettura spot per valorizzare solo il profilo di luce, di conseguenza tutto il resto torna a essere ancora più nero, più scuro. Anche nel ritratto, simulando un po' una luce pittorica, questo spesso nei corsi di ritratto e tecnica rappresento questa luce pittorica molto bella, che amo tanto, con un unico punto luce dove deve essere assolutamente direzionale sui soggetti ed esporre bene l'incarnato. L'incarnato è tutt'altro che semplice esporlo, quindi ecco, quindi sto andando un po' al volo, ma per non... Ecco, creare con la luce, e quindi si possono fare anche determinate situazioni di parte creativa, no? Anche molto bella, interessante. Qua torniamo agli sposi, viaggiamo un po' in questi mondi, no? Quindi con la luce si può veramente trasformare, ed è magia, quindi emozione. Non importa quanta luce, ricordate. Anche qui l'unico profilo, l'unica luce è il profilo dei soggetti, no? Quindi l'importante è che c'è e si veda anche nel paesaggio, nella montagna. Beh, Luigi, il modo in cui sfrutti, diciamo, i vari parametri della fotografia è veramente imbarazzante, cioè il livello qualitativo, quello che ci hai mostrato oggi, devo farti veramente i complimenti, perché... Grazie. È veramente molto molto interessante. Io ho finito, mi auguro di non avervi annoiato, però dai commenti che ho visto, se avete preso degli spunti, sicuramente abbiamo passato un'ora insieme. Grazie comunque di avermi ospitato. E... Luigi, perdonami, a tal proposito ho visto, sì, appunto, l'altra, perché io ti seguo anche su Facebook, è molto interessante, e consiglio a chiunque ha avuto il piacere di seguirci, di consigliare i webinar che stai organizzando online. Tra altre cose c'è anche un piccolo sconto delle promozioni
legate, diciamo, a questa giornata o comunque legate a quello che il mondo c'è, cioè, comprando più pezzi. Devo essere sincero, mi devo veramente complimentare con te perché è stato un momento di formazione veramente molto molto interessante. Grazie, grazie, mi fa molto piacere. Io cerco sempre di metterci anima e cuore, ma perché comunque alla base di tutto c'è la grande passione, quindi che non ti fa dimenticare che è 30 anni che fai questo e quindi è la grande passione. Se, ecco, se vorrete poi partecipare a qualche webinar, li trovate sul sito, visto che già stiamo facendo pubblicità, approfittiamone, ma in realtà è un canale. Un po' per costrizione, in questo caso è obbligo, visto che io organizzo, ho sempre organizzato la mia vita corsi in aula, hotel, in grandi spazi, ma purtroppo oggi dobbiamo farlo attraverso una webcam, allora nasce questo progetto di tutti questi corsi. I miei corsi sono ben 8 livelli, quindi se ci sarete, più che volentieri. Diciamo che nella sfortuna si può essere anche fortunati perché immagino che un costo continuo, cioè un corso continuo, costi così poco, quindi magari ne possiamo approfittare della tecnologia e risparmiare qualcosina anche stando a casa. Quello sicuramente, nel senso che a tal proposito, una cosa che sto notando è, diciamo, il successo già delle iscrizioni di questi giorni, ma nelle varie dirette ne sto parlando, eccetera, ma non è solo puramente promozionale, credetemi, ma è anche un modo per dare una possibilità di avvicinare le persone anche dall'altra parte dell'Italia, perché spesso i costi dei workshop sono per forza legati ai costi di organizzazione, perché provate a pensare la sala di un hotel, costi fisici di un break pranzo, i modelli, piuttosto che tantissime cose, no? Quindi questo porta sicuramente ad abbattere ulteriormente i costi e quindi anche i fee d'ingresso sono minori. Perfetto. Luigi, io veramente ti ringrazio per questo intervento, è stato veramente un onore e un piacere. Devo essere sincero, molte volte volevo intervenire ma per farti delle domande, ma subito dopo ci hai raccontato, cioè, c'era la foto veramente in tutte le sue sfumature. Complimenti, complimenti, ti auguro una buona quarantena e Speriamo che saluto. finisca presto. Mi raccomando, Dai. scattate, che la fotografia è veramente una compagna ed è vita e assolutamente bisogna usarla come pretesto per ottimistico e sempre per andare avanti. Sicuramente ne usciremo sicuri anche da questo coronavirus. Grazie mille, grazie a Grazie. tutti, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.